Ciao a tutti, benvenuti nel secondo episodio di Prodotti Imperdibili UK. Oggi parleremo di una crema moltissimo importante nella cucina inglese, che ovviamente fa proprio piace a tutti, indiscriminatamente, piace a tutti. Gli italiani proprio la amano, quando, gli italiani che vivono in Inghilterra tutti hanno questa crema nella loro dispensa, sicuramente. E sto parlando della Marmite. Che pronunciation, la marmite. Questa crema è appunto moltissimo importante della cucina inglese. Che cos'è? Già vi dico come viene prodotta, vi leccherete i baffi perché si produce raschiando le vasche di fermentazione della birra. È praticamente un estratto di lievito di birra, praticamente. E al supermarket è impossibile non notarla perché, ora vi faccio vedere, viene collocata accanto alla Nutella, perché più o meno è uguale, no? Più proprio il sapore è alla Nutella è dolce, la marmite è salata, la Nutella è buona, la marmite. C'è già anche lo slogan, o la odi o la ami. Quindi, per farvi capire proprio che prodotto delicato, no? Tu apri il vasetto. Se lo dimentichi aperto, l'odore si sparge per tutta la casa e non importa quanti metri quadri hai. Ok? Il sapore non viene mai descritto propriamente nei vari siti. Se voi cercate nei siti internet, ti dicono il sapore è forte, è salata, retrusto, amarognolo, ma alla fine non riesci a capire che cavolo di sapore sia, no? Quindi alla fine sei obbligato a comprarla. Per renderti conto, sa di dado da cucina. Io perché ne ho un vasetto? Perché ovviamente io l'ho vista al supermarket accanto a Nutella e con una mia amica e dico che cos'è questo prodotto che accanto a una Nutella costa anche il doppio della Nutella? E questa mia amica reagisce malissimo, ah no, non la comprare, è terribile, non la comprare. Chiaramente sapete come funziona la psicologia inversa, ti dicono non fare quello, lo fai subito, quindi sono tornata dopo un'ora al supermarket e me la sono comprata. Ok, e questo vasetto io penso mi durerà per tutta la mia vita, anche se dovessi vivere 124 anni, ce l'avrò sempre lo stesso vasetto, perché ne basta veramente pochissima, anche una fetta di pane. E come si mangia questa marmite? Spalmata nel pane tostato. O gli inglesi, perché è importante per gli inglesi, perché loro la diluiscono, ci mettono, la usano come salsa nell'arrosto domenicale, che è composto da carne, arrosto chiaramente, verdure e poi spalmato con questo, secondo me è marmite, perché Oppure viene spalmata direttamente sulla carne, la carne poi messa in delle bustine come per il sottovuoto, cotta in acqua bollente e successivamente passata nella piastra o nel barbecue. Quindi gli inglesi proprio la amano questa crema. Ovviamente gli stranieri generalmente non c'è questo grande successo. E appunto, come vi ho già detto, lo slogan è o la odi o la ami. Quindi se venite in Inghilterra non perdetevi questa salsa. Diciamo che è ricca di vitamina B e la cosa che c'ha è che è 100% vegetale, quindi adatta per la dieta vegetariana o vegana. E non perdetevela, così vi potete anche voi schierare da una parte o dall'altra, o l'amate o la odiate, e potete darmi ragione o meno sul sapore, perché appunto non viene definito mai in internet. Io la definisco sapore di dado, consistenza è quella del miele, ragazzi. Ecco qui, vedete, sembra miele nero. E nulla, se vi è venuta la curiosità, chiaramente al vostro prossimo viaggio in Inghilterra vi consiglio di provarla perché comunque è un prodotto tipico, no? E nulla, magari venite a casa mia perché io avrò sempre questa, quindi venite a trovarmi e si mangerà pane e marmite tutti insieme appassionatamente. Un abbraccio, grazie per aver guardato questo video e buona giornata, ciao!